Ciao! Oggi per la prima volta siamo su un server pubblico, siamo su Hypixel, perché questi giorni ho iniziato un pochettino a giocare a Hypixel Painter e diciamo che mi divertono molto e sono anche abbastanza bravo ogni tanto, non sempre, perché ogni tanto mi vengono cose carine, però non sempre. Siccome siamo vicino al Natale e ho anche la skin natalizia, come anche questo ragazzaccio qua, anche lui vedete il cappello natalizio, oggi andremo un po' a fare qualche disegno a tema natalizio e magari, non lo so, rovineremo anche un po' il Natale a qualcuno. E intanto ha caricato la texture, perché, non so, non sempre i disegni vengono bene, magari rovineremo il Natale, chissà. Saluto Lucia, Luisella e Ginevra che hanno trovato l'easter egg nello scorso video. Ringrazio tutti coloro che si sono abbonati durante le live di questi giorni su YouTube e vi ricordo che già da domani alle 15 potete trovarmi in live a fare dei minigames con voi. Vi ricordo di entrare nel canale Telegram in descrizione ed inoltre da oggi c'è anche la novità, potete anche seguirmi su Instagram al profilo @nico.con2u come quello vedete scritto qua sopra. E nulla, iscrivetevi, lasciate un like, mi raccomando. Ci siamo, secondo tentativo, perché il primo, non ve lo nascondo, mi era venuta una cosa bruttissima e non volevo farvela vedere. Quindi niente, ora siamo al secondo tentativo e farò una rosa molto carina, che in realtà avevo già fatto, non mi ricordo, forse in live, forse in una mia live, non so se, non ricordo molto bene. Però vi vorrei ricordare che in questo periodo sto facendo live anche qui su YouTube, quindi mi raccomando, seguite che giochiamo spesso e sempre insieme e facciamo tante belle cose carine che, non lo so, io vi consiglio di seguire perché facciamo dei giochini, minigame, tra cui anche il Pixel Painters, che è bellissimo, Pixel Painter. Allora, adesso ho fatto il gambo della rosa e sto facendo un po' i petali, però i petali hanno una forma un po', cioè, capito, un po' tipo mezzaluna, con un po' tipo i divisori magari così, un pochetto così. È un po' particolare la rosa, perché non è come tutti la vediamo, cioè in realtà non so cosa sto dicendo, scusate, non era mia intenzione. Sto provando a fare tipo, sapete che le spirali hanno i petali un po'... No, aspetta, ho detto le spirali, sono molto confuso ragazzi. Volevo dire che le rose hanno i petali un po' a spirale, vedete, no? Tipo così, poi uno di questo tipo qua così che si congiunge, non so, qua potrebbe esserci un altro petalo, qui un altro ancora, e poi al centro è un po' complicatello perché bisognerebbe fare tipo una cosa così. Cavolo, come faccio il centro? Non so se sto facendo uno schifo o se poi renderà molto l'idea, sarà molto carino, potrebbe fare schifo, io non lo nego, nel caso mi dispiace, io ci ho provato. Ok, sapete che non mi dispiace, perché adesso voi lo vedete così, ma se lo colorassimo tipo così, per il momento facciamo tutto rosso, poi dopo facciamo tutte le belle ombre, perfetto, coloriamo tutto col secchiello che facciamo gli stat, perfetto. Poi il gambale, che va fatto di un verde tipo questo, sapete che non è male per niente. Adesso gli facciamo le ombre, perché le ombre sono molto importanti, ma è tipo quello che fa vincere la maggior parte delle volte. Quindi facciamo un'ombra così qua scura, anche una qua, anche se in realtà non ci dovrebbe essere. Poi facciamo un'ombra leggerissima nel gambo, nel caso le ombre, non so, nel caso ci fosse qualcuno che studia le ombre o qualcosa del genere, io mi scuso se non sono giuste, ma sappiate che io non le so queste cose, cioè le sto molto improvvisando al momento. Poi facciamo anche un'ombra qua, sarebbe carino farla su tutti i petali. Ho un minuto però, proviamo a fare una cosa molto molto super veloce, super 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 veloce. Cavolo, mi sono scordato Babbo Natale. È un problema questo, perché non saprei bene come fare. Come cavolo lo faccio Babbo Natale? Cavolo, mannaggia, mi sono scordato di fare Babbo Natale. Non ci credo. Faccio un sole che sorride perché è il nostro marchio di fabbrica, e con il cappellino di Babbo Natale. Quanto tempo ho? 20 secondi. Ok, cavolo, la rosa non è manco brutta però. Facciamo un'ombra qua velocissima. Poi prendi il cerchio, il giallo, il sole così. Poi gli facciamo il cappellino di Babbo Natale così, col pendaglino. Mi serve il bianco. Ok, faccina che ride. Perfetto. Abbiamo messo il Natale nella nostra cosa. Sì, comunque questo disegno rovina decisamente il Natale, perché non c'entra niente. Però, oh, ma caspita, ma oggi sono bravissimi tutti. Dai, posso... Oh, sto vincendo. E sicuramente la cosa che va a vincere sicuro è il cappellino di Babbo Natale, perché quel cappellino è favoloso, è bellissimo. Allora, questo qui ha fatto più o meno quello che ho fatto io. F12, Nico 5. Salutiamo F12. Cavolo, questo è carino. Questo di Toxic è carino. Devo votarlo, purtroppo. Purtroppo, devo essere onesto, il suo disegno è molto carino. Cavolo, ma oggi sono tutti belli. Ha fatto anche le nuvole. Mannaccia. Nico 3005 contro Ars. Beh, dai, qui direi che ad occhi chiusi, infatti, si vota Nico 3005. Nel prossimo disegno mi sa che devo fare più tema Natale, perché mi sono... Vabbè, insomma, quel cappellino. Attenzione! Babella contro Nico 3005. Nico 3005 ha fatto il cosino di Natale. Io vorrei far notare questa cosa, per favore. No, mi fate arrabbiare. Un voto solo ho in più? Solo uno? No,
no, lo spareggio alla fine, no, lo spareggio alla fine, no. Sì, ho vinto sicuramente per il sole che è meraviglioso. Tema zombie, ok, zombie è abbastanza fattibile perché gli faremo anche a lui il mitico cappello di Babbo Natale, come del resto anche al sole magnifico. Allora facciamo innanzitutto uno zombie, poi dopo gli mettiamo il cappello di Babbo Natale. O magari lo potremmo fare anche vestito da Babbo Natale. Non è male vestito da Babbo Natale. Poi gli facciamo le mani che vanno in eventi, un po' tipo squiddy. I tentacoli, non mi veniva il nome, il termine, no? Non so parlare, ragazzi. Purtroppo dovete sapere che io ho dei problemi. No, non è vero. Non so cosa sto dicendo. Allora, facciamo un po' ste mani, va che è meglio. Allora, la camicetta del signor zombie la facciamo color azzurrino. Abbiamo il braccetto così. Intanto mi raccomando, lasciate un mi piace. Non so se ve l'ho già chiesto nella intro perché ancora la devo registrare. Però mi raccomando, un mi piace perché questo zombie. No, mi sa che gli faccio solo il cappellino di Babbo Natale perché è un po' troppo, se no. Questo zombie natalizio è davvero incredibile. O comunque lo sarà perché io credo in lui e nelle mie potenzialità che non ho. Allora, proviamo a fargli i piedi. I zombie hanno le scarpe. Che brutto. Che brutto che è. Intanto, oltre all'easter egg che sicuramente ci sarà in questo video, mi raccomando, scrivetemi nei commenti un pochettino che cosa avete chiesto come regalo di Natale, perché il Natale si sta avvicinando e io in realtà ancora non ho chiesto niente perché ho bisogno un pochettino di uno spunto. Anzi, così ditemelo, così vi copio. No, vi copio no. Però ditemi cosa avete chiesto per Natale, che prendiamo spunto l'uno dall'altro magari. Oppure i regali da fare agli altri. Anche quello, oh mio Dio, è un casino. Ancora non ho fatto niente. Sarà un casino. Allora, ci siamo. Gli facciamo innanzitutto capire di Babbo Natale, che sennò so come va a finire. Quindi lo facciamo così. Ok, vabbè, non malissimo. Male ma non malissimo. Poi facciamo anche qua un pochettino il bianco, perché Babbo Natale qua c'è anche il cosetto bianco. Ok, il pendaglietto. Facciamo gli occhi gialli. Una bocca che deve essere terribilmente paurosa. Mamma mia, se è paurosa. Ok, le ombre, raga, io vi giuro non disegno così male di solito, è che sono un po' in crisi quest'oggi. Perché è un po' tardi, dovrei andare a mangiare e dovrei anche pubblicare questo video. Perché sì, sono una persona molto diciamo che si sveglia in ritardo, no, non proprio la mattina, cioè anche la mattina, però soprattutto per fare le cose. E quindi boh, è un po' un problema. Allora, vediamo un po'. I please, questo deve essere votato. Finora il mio, per quanto terribile e bruttissimo, direi che è il migliore. Cioè il mio, guarda quanti voti. No vabbè, forse vinco. Vinco? No, non vincerò mai. Mi dispiace un po' che non possa scegliere il tema, perché avrei messo Christmas, così potevamo vedere anche gli altri che cosa combinavano. Perché ho fatto solo io in realtà il babbo Natale, cioè il tema Natale. Qui, boh, non lo so, questo lo votano tutti, votiamolo anche noi. Lì c'è scritto, boh, non lo so. Non lo so. Beh, qui ce ne sono alcuni che non si possono vedere, quindi nel dubbio votiamo questo ragazzaccio che però sta tipo sta sbavando. In realtà gli zombie ci sta. Potrebbero sbavare. Ci sta. Posso accettarla. Ahia, yeah. Nico contro quello che ha votato prima Nico? Posso vincere, per favore? Ma quanti voti ho? No, aspetta, quanti ne ho? Uno, scusami, 1, 2, 3, 6, 9, 10. Oh, uno ha perso il conto. Ah, brain, forse c'è scritto. C'è scritto brain, vuol dire cervello. Ok, ok, ok. Nico contro il signor brain. Mi sa che ho vinto. Attenzione, nonostante le ombre facciano schifo e nonostante faccia schifo tutto il disegno, io vi giuro non disegno così male di solito. Ha vinto! E vai, Nico, termine 5, troppo forte. E questa volta c'è stato anche il tema Natale, perché è uno zombie natalizio. E detto questo, io vi... Non ci sono io, non è possibile. Dicevo, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Ho fatto due disegni natalizi, un po' meno uno perché mi ero dimenticato. Però comunque c'era il sole che sorrideva e c'era anche il cappellino di Babbo Natale, quindi è importantissimo. Mi raccomando, ditemi se volete altri video di Pixel Painters, perché a me piace tanto farlo. E magari lo riportiamo anche insieme a qualcun altro. Ditemi un pochettino voi cosa volete. Mi raccomando, commentate quelle cosine che vi ho chiesto durante il video, perché leggerò tutti i commenti. E nulla, io direi ciao a tutti. E finisco il video così. Ciao.